tutti, Franz dal vostro Super Corris. Raga, neanche quest'anno andremo al mondiale. Purtroppo in maniera assolutamente incredibile, assurda, continua la nostra maledizione nei mondiali e fa male per come si è andata a concretizzare, perché già se fossimo usciti col Portogallo sarebbe stata un'enorme delusione, ma più concepibile in quanto saremmo usciti con una delle squadre top al mondo, puoi capire che ti può andare bene come ti può andare male. Uscire con la Macedonia, che è una squadra, non me ne vogliano i macedoni, ma molto scarsa, fa ancora più male. Beh raga, io penso che l'Italia dal mondiale 2006 ha perso completamente la bussola, almeno per quanto riguarda i mondiali. Nel 2010 siamo usciti ai gironi, nel 2014 siamo usciti ai gironi e negli ultimi due mondiali, 2018-22, non saremo presenti, non siamo stati presenti. È anche diversa la storia rispetto a quando non ci qualificammo nel 2018. Là avevamo un allenatore assolutamente scandaloso, scelto dai vertici FIGC per guidare la nazionale, un allenatore che non aveva vinto nulla e infatti ha fatto il disastro totale. E uscimmo con la Svezia, che comunque era ed è sempre una squadra più quotata rispetto a una Macedonia. Quest'anno non ci sono scuse, ragazzi, siamo campioni campioni d'Europa, abbiamo fatto un europeo pazzesco e ritrovarsi a perdere 1-0 con la Macedonia è un dolore enorme, è un dolore enorme, perché dovevamo vincere, perché siamo l'Italia, perché abbiamo giocatori, ogni giocatore italiano preso e messo a paragone con quello macedone guadagna 20 volte di più ed invece ci ritroviamo un'altra volta a casa. Fa male perché io penso soprattutto a molti di voi più piccoli che mi scrivete, magari chi ha 12-13 anni mi dice: Corrado, non ho mai visto l'Italia fare un mondiale e dovrò aspettare altri 4 anni. Sì, purtroppo è questo, ragazzi. Purtroppo è questa la verità. Soprattutto io vi dico, vincere un mondiale non è vincere un europeo. Ora, per quanto sia stato fantastico, vincere il mondiale ti fa stare sul tetto del mondo. Io mi ricordo nel 2006 eravamo letteralmente tutti impazziti, dagli uomini, le donne, i bambini, anziani, grandi, piccoli, perché è stata una festa nazionale. Tutti eravamo orgogliosissimi del mondiale, di essere i numeri uno al mondo. Ci abbracciavamo, festeggiammo per giorni. L'europeo sì, è un qualcosa che ti emoziona, ma di scala decisamente minore, per quanto poi sia stata una figata lo stesso. Qual è il discorso ora? Io penso che l'Italia l'europeo l'abbia vinto meritatamente. Ora sento gente dire: no, ma l'abbiamo vinto a culo, non ce lo meritavamo. No, non è così. L'europeo l'abbiamo vinto meritatamente perché l'Italia è stata la squadra più compatta, più solida, più convinta. Abbiamo giocato a viso aperto con tutti e ce lo siamo meritati. Quindi, per quanto poi abbiamo vinto ai rigori parecchie sfide, ma sono sfide che anche ai rigori le vinci se hai un certo che di tranquillità, le vinci se hai un certo che di serenità e consapevolezza nelle tue possibilità. Si è creata un'alchimia fantastica tra tutti i giocatori e ci ha permesso di vincere questo incredibile europeo. Il problema è che dopo l'europeo praticamente, io ho sempre detto, io nella mia mentalità sono il tipo che pensa che quando un allenatore raggiunge un risultato del genere va sempre meglio cambiarlo. Ma soprattutto lui fa sempre prima a dire: guardate ragazzi, grazie mille, un po' come fece Lippi, salvo poi tornare nel 2010 a fare un disastro. Lippi se ne andò da campione del mondo, se fosse andato via così, ragazzi, sarebbe stata la cosa migliore del mondo. Stessa cosa Mancini, hai vinto un europeo, sei riuscito a raggiungere uno degli obiettivi massimi. È inutile che rimani là, soprattutto se poi non hai voglia di cambiare le tue vedute. Perché qual è il problema reale di questa squadra? Il fatto che, causa Mancini, si sia puntato sugli stessissimi giocatori con pochissime variazioni che effettivamente non erano molto in forma come quest'estate. Io penso, ieri lo dicevamo, noi abbiamo il gruppo Telegram a cui vi invito ad iscrivervi se volete parlare con me gli altri ragazzi di calcio, Formula 1, MotoGP, qualsiasi cosa, videogiochi. Io durante la partita dicevo: ragazzi, Insigne è inguardabile, cioè l'Insigne dell'europeo era un giocatore che si proponeva, che faceva l'assist, che ti faceva il cross. Insigne inguardabile, ragazzi, io guardavo la partita e dicevo: come fa a giocare Insigne? Quando ci sono giocatori che stanno fuori, alias Raspadori che poteva giocare dall'inizio, alias Zaniolo, gente del genere, ragazzi, ma Zaniolo, che comunque pure se sta segnando poco alla Roma,
come hanno detto tanti, spacca la partita di fisico, di cattiveria, fuori. Cioè, si è andato a puntare su giocatori cotti, dove Insigne quest'anno al Napoli non sta facendo nulla. Fra pochi mesi sarà un ex giocatore, va a giocare nella Serie D italiana. Cioè, fatemi capire a che pro. Giocatori inguardabili, Jorginho è inguardabile, ragazzi. Sì, gli hanno messo la marcatura sopra, ma se c'hai i coglioni sotto, ti smarchi. C'è Jorginho, tra cui colpa di Jorginho anche che siamo arrivati a questa situazione, perché sbagli il rigore all'europeo, sbagli i rigori contro la... che cazzo è? Bulgaria, Svizzera, cioè praticamente la colpa è di Jorginho. Quando ha sbagliato il primo rigore tu ti rendi conto che non è più così infallibile. C'è Immobile, ti continui a impuntare su far giocare Immobile, fagli tirare pure i rigori, visto che è bravo, nella Lazio li segna. No, deve tirare Jorginho. Siamo arrivati a questo punto, ragazzi. Se Jorginho segnava il rigore con la Svizzera, noi stavamo al Mondiale, la Svizzera si doveva sobbarcare tutto. Sono episodi, tu dici, è facile parlare ora. Sì, ma non è che è facile parlare ora. Se vedi che quello già ti ha sbagliato il rigore, mi sembra che era con la Bulgaria, con chi l'ha sbagliato, me lo ricordo. C'era Blocchi, guarda, Giorgi, noi qua non possiamo... Non è un campionato, che tu sbagli un rigore, c'hanno altre 30 partite per recuperare. Ibrahimo ci ha sbagliato un rigore, ha sbagliato i due, ha detto ragazzi basta, io non sono più abile di tirare i rigori. Ibrahimovic, la persona più convinta di sé sulla faccia della terra, dopo di me. No, lo facciamo fare a Jorginho. Sono i dettagli che ci hanno condannato, si va a fare spareggi. Porti giocatori che non stanno rendendo neanche in campionato, Immobile, che molti dicono, però Immobile, ragazzi, Immobile in nazionale c'è un problema evidentemente di schemi, di qualcosa, non rende, quindi non può giocare nella nazionale. Lo puoi portare come sostituto, non è un giocatore che rende. Ci abbiamo giovani come Scamacca che quest'anno hanno fatto i disastri, ma lo stesso João Pedro, magari si amalgama meglio alla nazionale. No, dobbiamo far giocare Immobile. Come al solito, ieri Immobile non ci ha messo una nota, ha fatto dei tiri che io quando avevo 6 anni tiravo più forte. Ecco qua il risultato, ragazzi. Il non aver coraggio di mettere in campo giocatori diversi, quindi dover puntare, ma l'ha fatto per riconoscenza. Ma non esiste la riconoscenza nel calcio, ragazzi. Allora noi dovremmo riprendere Prost e Mansell, perché non gli abbiamo fatto vincere il Mondiale 90, li rimettiamo sulla Ferrari, leviamo Leclerc e Sainz, diciamo no, guardate, corrono Prost e Mansell per riconoscenza. Non gli abbiamo fatto vincere, che cazzo significa, Vagliò? Riconoscenza, basta, tu non stai rendendo in campionato, non puoi giocare in nazionale, titolare, Chiellini, ma lo risparmiamo per la seconda, come se tutti fossero convinti. Io sentivo discorsi di tutti, Portogallo, ci facciamo la finale, ragazzi, io già lo sapevo che la Macedonia ci rompeva il culo, perché è una squadra intelligente che già lo sapeva che noi eravamo costretti a giocare per il risultato. Ti chiudi e li colpisci in contropiede gli italiani. Si sapeva che era quello il rischio. Chiellini lo giochiamo per la seconda, con un Mancini in campo inguardabile, ragazzi. Passi bastoni, ma Mancini proprio è inguardabile. Mancini non può giocare in nazionale. È un giocatore inguardabile, è proprio scordinato. Interventi scordinati, entrate sul giocatore, falli su falli, ha fatto 5 falli in calcio d'angolo in attacco, cioè dove tu devi prendere il fallo, ha fatti lui. Ma stiamo scherzando, raga, ma metti Chiellini, si fa male, cazzi suoi, almeno la prima partita ci avevamo la difesa. No, vogliamo parlare di Berardi. Berardi, giocatore, vedendolo, fantastico, prende la palla, gira, ma sempre là. Sta sempre là, giocatore che a porta vuota è riuscito a fare un passaggio al portiere, quando là bastava tirare un po' più forte a mezza altezza, era gol. Cioè, giocatori, l'ho detto, io mandavo i messaggi al gruppo, dicevo, ragazzi, non ci sta uno, cioè, non riusciamo a fare un cross, abbiamo battuto 15 calcio d'angolo e non abbiamo fatto un cross decente in mezzo. Non ci sta uno che sa crossare in mezzo, e prendono milioni e milioni di euro questi. Cioè, ci stiamo a rendere conto, poi parliamo di Jorginho. Lasciamo perdere, Barella, irriconoscibile, quando ce l'abbiamo il giocatore, ma perché? Tonali, ragazzo giovane, che al Milan sta facendo cose clamorose, non poteva giocare al posto di Jorginho. Cioè, Jorginho non sta a fare un cazzo in nazionale da dopo l'europeo, e gioca Jorginho, non ci mette una nota e fa schifo. L'unico che si è salvato è Verratti, che nonostante abbia giocato abbastanza bene, si perde nei tocchetti, negli esterni, le cose. Noi abbiamo perso, raga, perché non siamo riusciti a recuperare un'azione di... Come posso dire? Un contrasto. Schizza la palla, non c'è stato un italiano capace di andare su un contrasto, sulla palla schizzata e metterla dentro. Ci stavano mille palle vaganti in area di rigore. Non c'è stato un italiano capace di prendere e tirare un
una zambata metterla dentro la porta. Cioè, ci rendiamo conto a che livello siamo, poi ci vogliamo lamentare. Noi ce lo siamo meritati di uscire, ragazzi, ce lo siamo meritati. Perché abbiamo un allenatore che ormai tutti hanno capito come gioca e non ha voluto variare niente, quindi tutti ci hanno capito. La Macedonia si è messa là, bella tranquilla. Ha rischiato di prendere 15 gol, non li ha presi perché noi siamo più sterili di, non lo so, siamo più sterili di qualsiasi cosa ci sta sulla faccia della terra. Salvo poi, bam! Poi mi dicono, ma quello è errore di Donnarumma il gol. No, io mo sono il primo che a Donnarumma lo prenderei a schiaffi per quello che ha fatto al Milan, ma non è un errore di Donnarumma. Quello è stato bravo a mettere la palla nell'angolino, perfettamente, gol. Quando ci sta Jorginho a fianco, che come quello stoppa la palla, si è messo alza la mano, si è fermato per dire che era rigore, che era fallo di mano. Mica ha pensato a contrastarlo, no, alzata la mano. Jorginho io prenderei, non lo farei giocare mai più in nazionale, ragazzi. Vattene a giocare in Brasile, dove cazzo stai? Perché fa ridere, ragazzi, non è un valore aggiunto per nulla per questa nazionale. Lo è stato in alcuni tratti nell'europeo, basta. Ci abbiamo giocatori italiani come Tonali e centrocampisti forti su cui si può contare. Facciamo giocare Jorginho, l'oriundo, che manco dovrebbe giocare in Italia, perché io metto la regola, gli oriundi non giocano in Italia, basta. Cioè, gioca solo l'italiano. Perché noi abbiamo una nazionale di calcetto che sono tutti brasiliani, tra cui, secondo me, alla maglia non ci tiene un cazzo di nessuno, perché se nasco in Brasile posso fare un minimo la finta dell'attaccamento, è un attaccamento economico. Ci abbiamo una nazionale italiana di brasiliani che ha fatto cagare, stessa cosa, se voi l'avete visto, allora, Emerson fa cagare. Ci sono tanti giocatori italiani che possono giocare al posto di Emerson, non serve. Cosa ha fatto ieri? Non ha messo una nota, è quello un noi dobbiamo attingere a giocatori stranieri per farli giocare al posto degli italiani. No, mi dispiace, ragazzi. Se ci fosse un fenomeno alla Cristiano Ronaldo, dice, quello deve giocare per forza, posso capire. Emerson non è un fenomeno, João Pedro non è un fenomeno, Jorginho non sono fenomeni. Ci sono giocatori italiani che possono prendere il loro posto, alias Scamacca, Zaniolo, Tonali. Su, parliamo realisticamente. È un fallimento perché all'epoca mia mi ricordo che la nazionale era impossibile pensare che non andava ai mondiali, anche nazionali che erano scarse alla fin fine. Era impossibile che la nazionale era uno scandalo, anche se non arrivava ai quarti di finale, alla semifinale, era già uno scandalo. Io mi ricordo FIFA 98, cioè Francia 98, quando noi siamo usciti ai quarti di finale con la Francia, ai rigori, e nonostante tutto con la Francia campione del mondo è successo il putiferio in Italia. Mi ricordo nel 2002 quando ci hanno cacciati con Byron Moreno in tutti i modi, è successo un putiferio agli ottavi di finale. Quindi, raga, su, non ci prendiamo per il culo, è un fallimento. E adesso si sta già parlando, ma Mancini lo dobbiamo... Raga, Mancini ha fatto così pure con l'Inter, ha vinto all'inizio, alla fine, tutti hanno capito il suo gioco, finito, Mancini. Allora, hai dato, basta. Adesso vado a sentire Cannavaro e Lippi, un'altra volta Lippi. Cioè, dopo le figuracce del 2010, un'altra volta. No, cazzo, prendiamo allenatori quei controcazzi, che ci stanno. Pure un Fabio Capello che sta fermo, cazzo, lo metti in nazionale, meglio di Cannavaro, che cazzo ha allenato. Oppure si aspetta, qualcuno si libera. Tanto ci stanno mo 2 anni d'attesa per andare a fare gli altri cazzi europei. Si aspetta, qualcuno si libera. Cerchi di ingaggiare, che ne so, se a fine stagione si liberano i vari Conte, Ancelotti, qualsiasi di questi qua, prendi, paghi di più e prendi un allenatore top di quella caratura, perché non ha senso adesso prendere gente come Lippi. No, fermiamoci. E stessa cosa... Per me Mancini in questo momento ha perso la fiducia di tutti, cioè rivedere la nazionale di Mancini a me non va, io vi dico la verità, a me non mi va di rivedere Mancini. Rimane sempre il ringraziamento per quello che ha fatto nell'europeo, perché non era facile vincere un europeo, non a caso ne abbiamo vinti 2 con 100 anni di storia. Però raga, a sto punto penso che dopo un fallimento del genere non puoi tu tornare a avere credibilità con i tifosi, con la squadra, con i giocatori che non hai fatto giocare e che sicuramente sono molto arrabbiati, perché vi ripeto, c'erano giocatori in panchina davvero di valore e li hanno messi fuori. Perciò, fallimento su tutta la linea, sono devastato di rabbia. Speriamo che qualcosa cambi, ma vi dico la verità, sono molto molto perplesso e come al solito, come ho fatto anche in Russia, non vedrò manco una partita dei mondiali, perché per me, e voglio dire pure questo, l'ho detto nel podcast, a me quello che mi fa ridere, ragazzi, sono i sistemi di annessione delle squadre al mondiale. Allora, io direi, facciamo gironi più grandi, invece di fare gironi un po' come in Sud America, che c'è un girone solo e tutti giocano con tutti. Facciamo gironi un po' più grandi, invece di far passare una squadra, ne facciamo passare due,
e in certi gironi 3. Perché è inutile fare gironi dove passa una squadra sola e le altre vanno a fare lo spareggio. Non solo questo. La logica di fare spareggi, anche se l'Italia avesse passato il turno, si fosse scontata col Portogallo. Fatemi capire a me. Che logica c'è di mettere nello stesso girone due squadre che stanno nei primi 10 del ranking mondiale, sono le ultime due squadre campioni d'Europa e che quindi praticamente comunque una delle due sarebbe rimasta a casa. Pure se fosse rimasto a casa il Portogallo di Ronaldo, sarebbe stata un'enorme perdita d'immagine per il mondiale, perché Ronaldo è uno dei giocatori più forti al mondo, il Portogallo è una delle squadre più forti, quindi a prescindere da chi fosse andato sarebbe stata una delusione. Quando poi fai gironi ci sta la Russia, l'Ucraina, la Polonia, cioè non per sminuire gli altri, ma si doveva fare delle teste di serie, quindi l'Italia non ci può stare col Portogallo, quello non ci può stare, cioè era semplice ragazzi, era semplice, no, e invece bisogna fare questi mischiumi del cazzo e poi ti ritrovi a uscire con la Macedonia, giustamente, ma già di base l'idea è sbagliata, perché perdere l'Italia al mondiale è un danno per tutto il mondiale ragazzi, cioè l'Italia che non va ai mondiali per Qatar è un danno. Perché l'Italia è la seconda formazione al mondo per mondiali vinti, è un danno. Come è stato un danno per la Russia? Ci possono andare 10 formazioni che non sono l'Italia, non fanno, l'ascolto, l'audience, il seguito che fa l'Italia, perché è una delle formazioni top, soprattutto da campioni d'Europa. Sarebbe stato il top andare ai mondiali, avremmo avuto un'accoglienza da favoriti, e invece questo è il risultato, quindi ci perdono tutti. Ci ha perso l'Italia, ci ha perso il calcio, ci ha perso i mondiali. Ci vediamo ai prossimi video del vostro supercorso. Ciao, aglio.